Dopo anni di attesa sono stati consegnati i lavori di riqualificazione della Villa Falcone Borsellino a Sant'Agata Militello, 16 i mesi di tempo a disposizione della ditta Trinacria di Belmonte che si è aggiudicata l'appalto. Il progetto di riqualificazione era stato finanziato nel 2012 dall'assessorato regionale del turismo per un importo complessivo di 1.558.000 euro. Oltre al restyling dell'intera villa, l'amministrazione dovrà presentare la variante al progetto per ripristinare un tratto di circa 80 metri dell'arenile crollato il 6 gennaio del 2012, chiedendo all'assessorato di utilizzare il ribasso d'asta della gara d'appalto che ammonta ad oltre 300.000 euro. I lavori consistono per quanto riguarda la riqualificazione di tutta la villa, la realizzazione della casa del turista. Noi ci troviamo qua proprio dove c'è il crollato del muro, anche su questo dobbiamo fare una variante in corso d'opera per cercare di capire se l'assessorato ci autorizza a utilizzare le somme del ribasso d'asta per poter mettere in sicurezza il muro che non faceva parte del finanziamento. Entro la stagione estiva 2016 la Villa Comunale Falcone Borsellino si presenterà dunque con un nuovo look. Siamo organizzati per iniziare il 23 di questo mese e i lavori consisteranno nel rifacimento di tutte le pavimentazioni, le aiuole, il verde della Villa Falcone Borsellino. E poi in variante stracciate al momento dai lavori c'è il rifacimento del muro crollato e la casa del turista, il checkpoint.